Dopo l'archiviazione del trittico lombardo con la Trevalli Varesine, incomincerà un altro trittico, quello d'autunno, targato RCS Sport, la Gazzetta dello Sport. Si partirà giovedì 1 ottobre con la più antica classica del nostro calendario, la Milano-Torino, e si proseguirà l'indomani con il Gran Piemonte, prima di chiudere i battenti con l'appuntamento clou del finale di stagione, ossia il Lombardia. Il primo grande evento si terrà nella prima giornata del decimo mese dell'anno e l'arrivo sarà posto, come da alcuni anni a questa parte, su uno dei luoghi più mistici per lo sport mondiale, cioè sul Colle di Superga. Nelle ultime tre edizioni si sono alternati in cima al podio della Milano-Torino solo nomi di grandissima importanza internazionale, ovvero Alberto Contador, Diego Ulissi e Giampaolo Caruso. Da ricordare inoltre che nel 2015 si è concluso di fronte alla splendida Basilica di Filippo Juvara anche il campionato nazionale, in linea con il trionfo di uno straripante Vincenzo Nibali. La Milano-Torino, nata nel lontanissimo 1876 e giunta alla 96esima edizione, andrà da San Giuliano Milanese a Superga. Dalla sede di partenza ci si dirigerà verso le piane di Vigevano e della Lomellina, fino a quando non si incontrerà Casale Monferrato, e allora il profilo altimetrico diventerà più collinare con i classici sali e scendi di quelle terre. Dunque si entrerà nel circuito conclusivo presso San Mauro Torinese, si costeggerà il Po attraverso Corso Casale e si salirà una prima volta verso Superga fino alla deviazione ai meno 600 metri dall'arrivo. Rapida e scoscesa discesa, altro transito per San Mauro Torinese e altra arrampicata verso Superga, questa volta fino a raggiungere il traguardo. La salita finale presenterà una pendenza media del 9,1% e una massima del 14% ai meno 600. Ci sarà una svolta U verso sinistra con una rampa all'8,2% fino all'ultima curva ai meno 50 metri dallo striscione d'arrivo.